Questo è lo spazio che secondo i carabinieri forestali dovrei utilizzare per andare in giro con la talaria. Sì, perché ho preso un'altra multa. Vi ricordate il video dove abbiamo litigato col tipo che abbiamo trovato nel bosco? Sì. Ecco, ironia della sorte, oltre a prenderci gli insulti dal tipo, ci siamo presi anche la multa, parlando di circa 900 euro a testa di multa, ragazzi, che fortunatamente sono diventate in realtà 250. Dopo vi spiego il perché. Sostanzialmente ci hanno contestato che siamo andati in una zona assolutamente protetta, dove chiaramente non potevamo andare con le talaria, ma la multa era particolarmente alta perché non siamo andati solo in un punto, secondo loro in 7 zone assolutamente vietate. E vi chiederete: come stai andando avanti e indietro nel parco la talaria? Perché ragazzi, con la talaria io posso girare liberamente qua dentro, perché un maresciallo mi ha detto: nei boschi in Lombardia non si può andare. Sono risaliti infatti solo grazie al mio video YouTube, cosa che non so se proprio lecita. Il parco in questione mi ha mandato addirittura una PEC intimandomi di rimuovere il video da YouTube, perché incita comportamenti da non mantenere nel parco. Personalmente mi sembra solo che intimare queste cose e trattarci in questo modo mi ricorda qualcos'altro in Italia. A me non piace quell'altra cosa. Chiariamo bene i fatti con un altro video. Ora, siccome devo partire per un weekend ricchissimo di riding e come vedete ho il furgone che straripa di roba, durante questo video vi spiegherò esattamente com'è andata la vicenda proprio dai carabinieri, che anche lì sentirete ci sono delle cose assolutamente senza senso. Comunque il piano per il weekend: prima Friuli e poi dal Friuli dovrò andare direttamente nelle Marche, sia per girare con la dirt sia per girare con l'enduro. E ormai quando si va a girare nei vari posti uno si deve portare dietro di conseguenza anche i vari caschi per ogni singola disciplina: dirt, enduro e bike, downhill e park. Quindi oltre ad avere tutto sto casino dietro, uno si deve portare in giro anche 3 caschi. Ma Bluegrass ha appena fatto uscire un casco che praticamente li raggruppa tutti, e sicuramente i più attenti l'avranno notato nella intro. Vi presento il nuovissimo Jetro. Che sia ben chiaro, non è un casco per le talare, è un casco da bici. È la versione rivoluzionata del loro già esistente Vanguard, il nuovo casco da enduro che hanno presentato l'anno scorso. Hanno detto: facciamo qualcosa di figo. E siccome questa forma di casco ultimamente sta andando molto di moda nel mondo mountain bike, l'hanno fatto anche loro. Il weekend è lungo e la strada è tanta. Abbiamo tutto il weekend per testarlo, ora direzione Friuli. Appena arrivati, prima cosa da fare sempre con i caschi nuovi è attaccare l'adesivo per la camera. Questo è il nostro casco, l'adesivo si attacca come niente. Ma per altri caschi vi consiglio in descrizione un prodottino che è sostanzialmente un pongo colloso. Quando si indurisce prende la forma di quello che volete incollare sul casco. Ah, e adesso che abbiamo messo il nostro bel adesivo possiamo dormire sogni tranquilli. Sono a Castelnuovo in Friuli e il weekend sarà veramente intensissimo. Oggi sono qui per l'inaugurazione di questa pump track. Pomeriggio mi dovrò spostare direttamente nelle Marche per un altro evento. E chiaramente è l'occasione perfetta per provare il nuovo casco, il Jetro di Bluegrass. Stanchezza! Facciamo un nose bonk 3 fuori da questa curva adesso. Che cosa volevi fare? Una gara a tempo. Da lì tutto il giro senza pedalare. Perdi, un panino con la salsiccia mi dai. Se vinco? Un panino con la salsiccia. Più che un panino con la salsiccia adesso vorrei un estate. Un estate al limone, va bene. Vediamo la fermo. Partito! Sto stronzo è sicuro, non puoi entrare forte, sennò ti scivola. Occio! Occio! 3:30! Eccolo. E dal dirt, ragazzi, passiamo direttamente all'endurello. La GoPro sul casco è settata alla perfezione e grazie alla chiusura posteriore con la rotella chiaramente il casco è super fisso e solido. Dobbiamo fare un giretto nei boschi qui sopra per andare a fare 2 foto. Io non so pedalare, non voglio pedalare. Oh, questa tecnica mai vista, incredibile. Ingegneria.
può essere una pedata estrema. No, scherzo. Carina quella là. Non so se si vede la quantità di sudore che ho addosso, ma pensate se avessi avuto l'integrale per fare sta roba. Feeling è molto simile all'integrale perché hai le orecchie coperte, però ti permette di respirare. Come spingo? Molla un cazzo lui, va. Riesco a farti table in teoria saltandolo via. E dai, così è già carina, no? Huge gap. Io non lo considero nemmeno salto questo. Sei preso lo spigolo sulla spalla e sei vivo? Girati nell'enduro finito e abbiamo già caricato tutto. Sono calorosi nel Friuli, ragazzi, eh. La Bea ha preso un botto di caldo. Andiamo a prenderne ancora di più perché oggi, ragazzi, dobbiamo farci adesso 5 ore direzione Ancona. Su 5 ore. Che il viaggio non finisce lì. In realtà facciamo pit stop solo ad Ancona stanotte e domani direttamente a Frontignano Bike Park nelle Marche. Siamo arrivati in hotel scaricando il clip di oggi. E classico come ogni volta, protezione asciugare per terra. Adesso doccia e a letto direttamente. Comunque domani mattina mi aspettano altre 2 orette di strada. Partenza da Ancona, direzione Frontignano Bike Park. Appena arrivati, ragazzi, siamo a Frontignano Bike Park. Presente il buon Fede di Forna. Ha portato anche il suo airbag landing. In realtà sono venuto sì per provare questa gamba, ma per provare il park. Sembra molto figo, ma prima siamo passati da lì, c'è anche una jump line. Adesso, ragazzi, questo tempo di merda. Sa che mi metto in fretta le protezioni e vado a girare prima che piova, perché almeno voglio farmi 2 giri col park un po' asciutto, ecco. Ah, giusto, e non me ne dimentico. Appena adesso salgo in bici, ragazzi, intanto che provo il park, vi racconto cosa è successo dentro la caserma, perché ha veramente dell'incredibile la cosa. Eccoli, vedete? Però sono loro che mi puniscono sempre. Oggi uso un casco inusuale. È un po' diverso dal solito, però siccome questo weekend volevo girare in dirt enduro, secondo voi ci sta o no? Sì. Allora, la vediamo, entriamo subito in una jump line. Siamo già dentro, carini subito i salti. Finalmente, raga, provo questa cavolo di bici da enduro per come si deve. Occhio, arriva lungo. Oh shit, not good. Fermato. E riappeso, eh. Bello, dai, carino questo pezzettino. Tranquillo. Siete casati? Bello. Wall wall. Questa inizia da qua? Com'è che si chiama questa? Fancool. Fancool, dai. Cool. Siamo entrati in questo trail Fancool. Altro un raidino, quella. Bello lungo. Adesso è il momento di raccontarvi che cosa è successo veramente. Ci hanno convocato in caserma, ragazzi, e vi ho detto, noi ingenuamente ci siamo presentati, ma immaginatevi che non è che ci hanno chiamato con una convocazione ufficiale o roba del genere. Una chiamata da un numero sconosciuto. Sì, pronto, siamo i carabinieri forestali, dovete venire in caserma. Io e Ivo come allocchi siamo andati. Oh, droppino, intanto. Arriviamo, vabbè, lì. Per iniziare la prima cosa, telefoni immediatamente spenti e dovete lasciarli qui all'ingresso. Roba strana. Vabbè, lo facciamo, per l'amor del cielo. Quindi, vabbè, spegniamo addirittura i telefoni. Ci fanno accomodare nello stanzino dell'interrogatorio. Ci fa, dove, sapete cos'è successo? Il video, quello dove avete incontrato il signore ed eravate in giro con le moto elettriche. Là, ui, ma che figata questo. Madonna, questo cosa fa il maresciallo con l'appuntato di fianco? Ha fatto play al video. Abbiamo iniziato a guardare l'ufficio del maresciallo il video intero. Io ho montato, ragazzi, quindi lo conosciamo a memoria. Dopo 3 minuti di video gli faccio. Però, senti, io l'ho montato il video. No, noi volevamo sapere se siete a conoscenza di questo video. Comunque, raga, sei spaziale intanto che parlavo nel frattempo. Cioè, veramente, veramente figo. Comunque, ho editato io, certo, sto video, gliel'ho detto. Non c'è bisogno che lo riguardiamo, cioè, lo conosco a memoria il video. Ci fa, no, perché voi sapete
sapete che non potete andare in giro in moto nei boschi? Guarda, cioè non lo sapevamo, gli ho raccontato che siamo entrati in un punto del bosco dove non c'erano cartelli. Il divieto in quel parco c'è e l'abbiamo scoperto dopo, quindi errore nostro. Siamo entrati in una strada dove non c'era il divieto, non c'erano cartelli, era una stradina sterrata che andava dentro nel bosco. Finché non incontri il divieto, come fai a saperlo? Vabbè, colpa nostra. Però ci ha detto che praticamente siamo entrati in queste 7 zone di parco, tutte e 7 completamente vietate. Per ogni zona sono dai 150 ai 180 euro di multa. I due conti erano tipo 900 euro a testa. Però da poco è uscita sta legge che se fa la stessa infrazione ripetuta, prendono la peggiore, la moltiplicano per 2 e la diminuiscono del 30%. Il signore che ci ha aggredito? Che non rispettano le regole. Che era estremamente comunque violento, irrispettoso, ci ha minacciato. Ah no, effettivamente anche lui non era completamente a posto. Però qui non si sa se sono andati a chiamarlo. Alla fine loro hanno messo giù questo verbale, intanto che erano lì dicendo esattamente quali zone avevamo infranto, e noi come degli stupidi l'abbiamo firmato. Detto così sembriamo noi scemi, proprio per la nostra bontà, per la nostra genuinità e ingenuità, raga, l'abbiamo firmato a tutti gli effetti. Sapete cosa c'è comunque da tutta sta storia? Tutti questi bei difensori della giustizia, in questo caso inutile, per venire qua sul trail a fangul. È buono, è buono. Spingi, spingi, non mollare. Quella. No, ho saltato via una curva in pieno. Raga, tralasciando questi brutti episodi, adesso siamo entrati in un altro trail che non mi ricordo come si chiama. Però raga, sono veramente flow qua i trail. Spaccano di brutto. Per un livello principiante sono divertenti. Di brutto anche. Un po' di saltini, tutti chill. Tra l'altro ragazzi, ho proprio azzeccato secondo me la scelta del casco. Per trail così che sono chill, qui un casco del genere va più che bene. Cazzo, allora adesso cambio bici diretto. C'è due salti prima che piova, oh. Prendiamo un po' di misura, prima. Ragazzi, che tutte le volte che faccio degli show la gente si aspetta che al primo giro fai di tutto, quando siamo persone normali anche noi, quindi abbiamo bisogno di capire com'è il salto. Un salto nuovo non ho mai saltato. Io ho abbinato. Purtroppo bagnato così non è il mare. Non posso fare i 3-6 tipo. Muoio se faccio 3-6 appena a terra, faccio flup. Raga, tempo di merda è arrivato, ha graziato per oggi. Il saltino abbiamo fatto giusto quei 4 salti lì e poi vabbè, ha diluviato di brutto. E anche qui Fede stanno già sbaraccando, stanno mettendo via tutto. Chi è venuto qui, ragazzi, aveva una cartolina omaggio con un codice sconto applicabile per quando uscirà la nuova collezione Conform. Quindi, vedete, partecipare agli eventi serve anche a questo. Piccolo spoiler per chiudere il video sulla collezione: quest'anno sarà sobria. Raga, mi raccomando, in descrizione c'è il link per il getro di Bluegrass. Il casco, come avete visto, per queste situazioni assolutamente è perfetto, e soprattutto per chi ama avere la sensazione del casco integrale ma allo stesso tempo avere un casco che ti permette di respirare intanto che fai enduro, questo è veramente perfetto. E comunque per le multe, ragazzi, per i buoni carabinieri forestali che fanno queste multe, venite a farvi un giro su questo sentiero a fangù.